Buongiorno, oggi farò i paccheri con salsiccia, zucca e scamorza o bianca affumicata. Io ho preso quella affumicata, sono due salsicce e questi sono due etti di scamorza. E poi una bella manciata di prezzemolo tritato. Allora, iniziamo a sfilacciare dalle proprie budella, da togliere le proprie budella, le due salsicce le facciamo andare con un pochettino di olio in una pentola wok. Metto giusto un filo d'olio e poi vado a sbrindellare le due salsicce. Poi a metà cottura della salsiccia andremo a mettere la zucca a pezzetti. Allora aggiungete la zucca tutta a pezzetti, la manciata di prezzemolo e due peperoncini. Ok, adesso mezzo bicchiere d'acqua lasciamo cuocere tutto assieme. Intanto mettiamo anche sull'acqua per la pasta. Dopo 10 minuti che la zucca è diventata bella cremosa, spegnete. E intanto di qua si cuoce la pasta e dopo faremo saltare tutto in padella. Scolata la pasta, insieme a tutti gli ingredienti mettiamo la nostra scamorza affumicata e lasciamo ancora saltare per 5 minuti. Aggiungiamo ancora soltanto un cucchiaio di pecorino e lasciamo ancora 2-3 minuti. A questo punto non ci resta altro che impiattare. Ecco qua, i nostri paccheri cremosi alla scamorza, salsiccia e zucca sono pronti. Alla prossima e buona degustazione a tutti. Spero vi piaccia, se vi piace mettete i vostri like.